Dal Vangelo di Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Sorelle e fratelli carissimi, oggi celebriamo la festa dell'Annunciazione del Signore e per questo motivo la buona novella vi raggiunge sotto questo splendido affresco che rappresenta proprio l'Annunciazione dell'angelo a Maria Santissima. Essa avviene in Galilea, a Nazaret, un paese sperduto vicino alle montagne dove Maria abitava. Siamo nella pienezza dei tempi, quando, dopo aver parlato molte volte in diversi modi per mezzo dei profeti, Dio viene direttamente Lui sulla terra. Suo Figlio si incarna e diventa Gesù di Nazaret. La cosa più strana è che questo evento avviene proprio in Galilea, a Nazaret. Poteva avvenire a Roma con tutta la sua potenza, o ad Atene con tutta la sua sapienza, o a Gerusalemme con la santità del suo tempio. Ma l'angelo del Signore non va a visitare nessuna delle ricche matrone romane, né nessuna delle mogli dei più bravi filosofi greci, né nessuna delle mogli dei famosi rabbini di Gerusalemme. Va a Nazaret, da questa ragazza, Maria, promessa sposa di Giuseppe della tribù di Davide. La Galilea aveva una pessima fama al tempo di Gesù. Veniva in modo sprezzante definita Galilea delle genti, cioè abitata da persone che non erano fedeli alla legge del Signore. E quando Nicodemo cercò di difendere Gesù, i suoi colleghi farisei gli dissero: «Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta». Così come Nazaret non aveva una buona stampa, come si dice oggi. Quando Filippo chiamò Natanaele per condurlo da Gesù, Natanaele gli disse: «Cosa può venire di buono da Nazaret?». Eppure il Signore sceglie proprio la Galilea e proprio Nazaret.
a ricordare a me e a ciascuno di voi che nella nostra Galilea, nella nostra Nazareth, cioè anche nei posti sconosciuti, nei posti più semplici, più umili in cui possiamo vivere, il Signore viene proprio lì a visitarci, come 2000 anni fa visitò Maria a Nazareth in Galilea. Fra l'altro, come abbiamo ascoltato dal Vangelo, Maria viene definita vergine in quanto era promessa sposa. Oggi noi diamo a questo termine un valore altamente positivo, proprio in onore della Vergine Maria. Ma al tempo di Gesù, che era un tempo in cui le donne non avevano una grande importanza sociale, contavano fra le donne solo le donne che potevano diventare madri, solo le donne che erano feconde, che potevano partorire figli per il popolo di Israele. Quindi la Vergine non contava assolutamente nulla. Eppure in Galilea, a Nazareth, ad una Vergine, l'angelo viene inviato da Dio per annunciare l'incarnazione di Gesù. Partendo dalla prospettiva dell'angelo, mi piace presentare a voi tre parole. La prima che l'angelo dice, rallegrati, poi non temere e infine nulla è impossibile a Dio. Faremo seguire poi tre parole dalla parte di Maria Santissima. Come è possibile? Eccomi, avvenga di me secondo la tua parola. La prima parola di Dio che quindi si ode nel Nuovo Testamento è rallegrati, sii felice, vivi nella gioia. Pensate, sorelle e fratelli carissimi, invece a ciò che Dio disse a Mosè nel libro dell'Esodo, lo abbiamo ascoltato proprio domenica scorsa. Dio dice a Mosè, fermati, perché questo è un luogo sacro, togliti i calzari, quasi a mantenere la distanza fra Dio e l'uomo. Qui invece il Signore che vuole riaprire il contatto fra Dio e l'uomo dice attraverso le parole dell'angelo rallegrati, sii felice, proprio come farà Gesù all'inizio della sua predicazione, all'inizio della sua vita pubblica, dicendo a tutti quanti beati, beati, beati. Il frutto più bello che il Signore vuole che noi portiamo è la gioia. Già i profeti lo avevano detto parlando della figlia di Sion. Rallegrati, gioisci, figlia di Sion. Questo è l'annuncio a Maria, questo è l'annuncio a noi cristiani del XXI secolo. Siamo chiamati, nonostante la pandemia e nonostante la guerra, ad essere nella gioia. Perché? Perché il Signore è con noi. Così dice l'angelo a Maria, il Signore è con te. E perché ancora? Perché sei piena di grazia. Ma come Maria fu piena di grazia, anch'io e anche voi siamo pieni di grazia. Siamo amati dal Signore per sempre, come Maria fu amata dal Signore per sempre. Poi l'angelo dice, vedendo il turbamento di Maria, non temere. Ben 365 volte questo verbo, o verbi simili o parole simili, non abbiate paura, non vi scoraggiate, sono presenti nella Sacra Scrittura, quasi a ricordarci che ogni giorno il Signore ci dà questo buon giorno. Non temere, non abbiate paura di nulla e di nessuno, perché il Signore è con voi, così come era con Maria. E infine, non dobbiamo temere perché lo Spirito Santo è con noi, perché siamo coperti dalla sua ombra come fu coperta Maria Santissima dall'ombra dello Spirito Santo che rese possibile la generazione di Gesù. Oggi lo Spirito continua ad operare in noi e anche noi dobbiamo generare
in questo tempo il Signore Gesù, perché la storia della salvezza, che ha raggiunto il culmine con il sì di Maria a Nazareth, all'angelo che gli faceva la proposta di Dio, possa continuare ancora oggi. Davvero il Signore, attraverso di me e attraverso di voi, vuole scrivere ancora pagine bellissime della sua storia di salvezza con l'umanità. È bello però immaginare che dopo che l'angelo aveva compiuto il suo annuncio a Maria Santissima, partì da lei e Maria si ritrova da sola, così come sembra che siamo soli noi oggi. Però Maria aveva questa grande fiducia nel Signore, la stessa fiducia che dobbiamo avere noi. Il Signore non ci abbandona. Il Signore è con te, aveva detto l'angelo, e lo stesso Gesù, prima di salire al cielo, ci ha detto: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. Ma guardiamo l'episodio dalla parte di Maria Santissima. Maria Santissima non dice prima di tutto parole di risposta, ma dice parole di domanda. Come è possibile? Non conosco uomo. Maria partecipa all'evento che sta vivendo con tutta se stessa, partecipa anche con la sua intelligenza. Maria vuole capire e quindi pone all'angelo una domanda: come è possibile? Io ci sono, come vedremo fra poco, ma come avverrà questo se io non conosco uomo? Non ho ancora fatto esperienza fino in fondo della totalità dell'amore umano, unendomi nel matrimonio ad una persona. E l'angelo, appunto, che gli dice: stai tranquilla, ci pensa il Signore. E Maria allora dice: eccomi, sono pronta. Il suo sì, che ha reso possibile la venuta di Gesù sulla terra, del Figlio di Dio sulla terra, sia l'esempio del nostro sì. In Maria abbiamo potuto ammirare quel sì che il Figlio di Dio aveva detto, come ci ripete la lettera agli Ebrei: non hai voluto né sacrifici né offerte, un corpo mi hai dato e allora io ho detto: vengo per fare la tua volontà. Il sì di Gesù si esprime nel sì di Maria e oggi il sì di Gesù e di Maria vogliono esprimersi attraverso i nostri sì, attraverso i nostri eccomi. E poi Maria dice non solo di essere la serva del Signore, disponibile ad ubbidire, ma dice anche: si faccia di me secondo la tua parola. Maria accetta la proposta del Signore, il modo in cui il Signore aveva pensato di realizzare la sua storia di salvezza, e quindi permette a Dio che si compia la sua volontà. Anch'io e anche voi dobbiamo permettere al Signore che si faccia la sua volontà e ci dobbiamo sentire coinvolti da questa gravidanza che inizia proprio con l'Annunciazione, da questo concepimento del Figlio di Dio nel grembo di Maria, proprio come accade nelle nostre case, nelle nostre famiglie, quando una donna ci dice di attendere un bambino. Non è mai un fatto solo di lei, solo suo personale, è un fatto che riguarda tutti, tutta la famiglia, tutti i vicini, tutte le persone che vengono a contatto con una donna che aspetta un bambino sono coinvolti da quell'attesa. Anche noi allora oggi non soltanto dobbiamo attendere la fine della pandemia, non soltanto dobbiamo attendere la fine della guerra, ma dobbiamo attendere la venuta del Signore Gesù. Dobbiamo lasciarci coinvolgere dalla gravidanza di Maria Santissima, dobbiamo lasciarci coinvolgere dalla venuta del Figlio di Dio in mezzo a noi per fare esperienza della sua presenza, della sua salvezza, della sua gioia ed esserne annunciatori e testimoni per tutto il mondo.